uomo che non riesce a ottenere o mantenere l'erezione è un uomo sessualmente inibito, ma in molti casi si tratta di un fenomeno temporaneo, prodotto il più delle volte da problemi psicologici. Soltanto problemi psicologici, professore. Un momento, prego. Spesso l'impotenza si verifica per un fatto traumatico che blocca l'erezione. Insomma, la colpa è sempre nostra. No, non è sempre colpa del partner. Ci possono essere infatti molte ragioni che colpiscono la psiche del malato, come ad esempio... Ce ne elenchi, siamo ansiosi di conoscerle. È quello che sto per fare, signori. Prima però vorrei parlarvi del paziente che è sotto cura in questo momento. Si tratta di un uomo assolutamente normale, sano, un individuo che aveva sempre avuto rapporti sessuali normali e che all'improvviso non riesce più a condurre a termine un amplesso con il partner. Quindi chiedo la vostra collaborazione. Adesso andate pure. Aspetto il risultato delle vostre indagini. Ne terrà ancora di queste conferenze? Certamente, è una materia molto interessante. Certo, professore. Andiamo. Posso seguirla nelle sue ricerche? Certamente, è quello che mi auguro. Grazie. E come vi dicevo, i suoi caratteri somatici assumono e assumeranno sempre di più i tratti delle anomalie psicologiche che lo alienano, mi capite? Le analisi danno la dimostrazione della complessità. Ciao, cara. Si notano già dei miglioramenti. Sì, certo. Anche se le cure di 10 giorni non hanno dato dei risultati definitivi. Sarebbe opportuno passare ad esperimenti, come dire, più concreti, più stimolanti, indirizzando il paziente verso incontri di sicuro interesse sotto tutti i punti di vista. Devo ammettere di essere molto incuriosita dalla sua descrizione. Non vedo l'ora di conoscere il paziente. Salve, eccomi qua. Che splendida assistente. Il suo mordente sessuale può essere molto dannoso, signor Lorenzo. Ha ragione, professore. Dipende a chi è rivolto. Vorrei che lei si sdraiasse. Sdraiato con lei? Che terapia, ragazzi. Devo propinargli qualcosa che lo calmi. Non il suo fascino, voglio ben sperare, lo ecciterebbe. Ah, stia tranquillo, sono già eccitato. E lei? Ma non so di cosa parla. Non mi dica che è così ingenua. Non è il momento di scherzare. Venga con me. Su. Si sdrai. Ecco. Si distende e si rilassi. Sarà utile per ricordare quello che le è successo. Lei è molto carina. Gordo, lasci stare adesso. Stia tranquillo e si abbandoni. Vedrà che riuscirà a ricordare tutto, sul serio. Mi sforzerò, ma non sarà facile. Lei deve riuscire a conquistare la calma più assoluta. Solo così la nostra terapia le gioverà. Mi dica in quale modo riuscirò a guarire del mio trauma. Avanti, me lo dica. Il paziente dimostra buona volontà a ricordare il trauma sofferto. Beh, è già un buon inizio, speriamo bene. Avanti, signor Luraghi, non deve distrarsi. Inizi la terapia, gli faccia delle domande. Cosa è accaduto quel giorno con la sua fidanzata? Quella mattina scesi in cucina per farmi un panino. Marisa! Marisa era la mia fidanzata. Stava in camera sua e aveva intenzione di rimanerci tutto il giorno. E questa eventualità, tutt'altro che remota, mi spinse ad organizzare da solo un'abbondante colazione. L'aria di campagna mette non solo appetito, ma fa anche venire tante altre voglie. Marisa, mi senti? Hai fame? No, grazie. Corsi su per le scale, desideroso di fare un bel regalino alla mia compagna. Arrivo! E dai! La villa di Marisa era disposta in modo tale da far apprezzare la natura in tutte le sue molteplici sfaccettature. Il sole, con il suo intenso calore, trasmetteva al mio fisico un'eccezionale carica erotica. Desideravo Marisa e non mi dispiaceva affatto osservarla con curiosità dalle finestre della sua stanza. Posso entrare, amore? E me lo chiedi? Sei affamato stamattina. Perché non divori anche me? Sì. Non essere così impetuoso. Che male. Questo racconto è molto delicato. È divertente. Due anatre fuggono. Fuggono da una grandissima distesa d'acqua rilucente. Collavamo tanti sogni e la certezza di veder girare la terra. Girerei anch'io. Davvero? Il racconto si fa interessante. Le anatre non videro girare la terra, ma incontrarono la notte. Io ho paura della notte. Non mi dire. Torno subito.
Ma perché scappi? Vieni qui, giochiamo a chi cerca trova. Sì, professore. Con la mia fidanzata, spesso e volentieri, ci piaceva scherzare prima di fare l'amore. Era un'abitudine che dopo tanti anni non potevamo tralasciare, perché aiutava a stimolare la nostra fantasia. Ah, non dimenticherò mai il desiderio che arrivava al culmine quando scorgevo Marisa che lentamente, con molta sensualità, si toglieva la camicia. Gran figlio di puttana, io ti spacco la faccia. No, guarda che chiamo la polizia. Vattene via di qui. Sparisci, avanti, o t'ammazzo. Guai a te se ti ribecco ancora nel letto di mia figlia. Io ti castro, hai capito? Brutto animale fottuto, io ti rompo. Fuori! Fuori! Fuori di qui, ho detto. E se lo rivedo da queste parti, rompo le ossa pure a te. Lo devi evitare. Quello è uno che struscia e non fa buchi. Non è vero. Non gli devi credere. Ecco, è di nuovo qui. Eppure convinto che io non me ne sia accorto, quindi è anche cretino. Non fa buchi ed è impotente. Se senti gridare, non ti impressionare. Sono io che gli sto staccando le palle. Oh, prendi questo. È questo. E vieni qui, no, via, no, sparisci. No, non farti più vedere. No. Sparisci. Questa vicenda lo ha indubbiamente turbato. E sarà nostro dovere aiutarlo a recuperare. Che ne dice? Sono d'accordo. Non ci rimane che mettere in pratica la fase 2 della nostra terapia. Gli somministreremo le pillole speciali. Avanti, prego. È permesso? Ha chiesto queste, professore? Sì, contengono un minuscolo apparecchio. Le somministri lei stessa al paziente. Certo. Con cura. E attenzione. Sveglia, sveglia! Chi è? Forza, non faccia tante storie. Ingoia immediatamente queste pillole. Stia tranquillo, l'aiuteranno a non sentirsi solo. Avanti. Che ve le vuole dare? Le ingoi, ho detto. Forza, apra quella bocca. Cosa succederà dopo che le avrà digerite? Potremo seguire le sue avventure amorose. Lo sa che resteremo in contatto via radio? Avanti, su, che le fa un gran bene. Avanti, apra la bocca, apra la bocca, apra la bocca. Ecco fatto. Adesso un sorso d'acqua. Così. Giù. Sgombra la mente da ogni preoccupazione. E ora vai, caro, a scopare per il mondo. Ciao. Cosa faremo noi, professore? Seguiremo il suo viaggio. E faciliteremo al massimo gli incontri con individui dell'altro sesso. Sarà il paziente stesso a scegliere una vacanza, dove avrà cura di mettere in pratica i nostri preziosi suggerimenti. Prima di partire, devo sistemare alcune cose. Essere il direttore di un centro d'alta moda richiede molto impegno. Amo il mio mestiere. E seguo con estrema attenzione tutti gli imprevisti di questo affascinante ambiente. Salve, signor Gianni. Ecco qui il nostro caro Roberto che vi avrà spiegato perché il trucco si chiama così. Ebbene, perché è un trucco e quindi non si deve vedere, deve essere naturale. Sì, oggi la moda non vuole un trucco esasperato, ma un trucco per esaltare le caratteristiche naturali. Avanti, una per volta. Il bikini è un capo molto delicato da indossare, quindi dovete mettere a frutto le lezioni che avete seguito. Ecco, così va bene. Mi raccomando di muovere i fianchi con naturalezza. Dovete essere coscienti di attirare l'attenzione su di voi. Marina, non essere rigida. Sii più sciolta. Mi sono subito reso conto di avere delle allieve molto ricettive. E insegnare i segreti del mestiere mi è parso un lavoro avvincente. Lei ne sembra qualcosa, signor direttore, immagino. Paola, sei stata molto brava. Avanti, Caterina. Lentamente, mi raccomando. Tranquilla, sei in buone mani.
Contento? No, così non va, sei troppo teso. Adesso Nina indosserà questo stupendo modello di Wolver Gentata. Qui il discorso è completamente diverso e vale per tutte voi. Ecco. Ora Nina sfilerà con questo capo. Su, cammina. È importante in questo caso non solo l'andatura, ma dimostrare attraverso l'intensità dell'espressione il calore e la morbidezza di una pelliccia così esclusiva. E le mani dove le mettiamo? Decidete voi. No, anzi, scusate, dovete stringere il collo della pelliccia dando un senso di delicatezza e raffinatezza nello stesso tempo. Poi fate scendere lentamente le vostre mani, proprio come sta facendo Nina in questo momento. Un momento, prego. Buongiorno, ragazze. Mi raccomando, più sex appeal. La pelliccia è un capo emblematico che ispira nell'uomo desideri ancestrali. Dovete enfatizzare questa prerogativa, essere più selvatiche, più barbare. E questa scuola, di cui mi pregio di essere il direttore, ha sempre dato molto risalto al portamento. La vostra insegnante ne è una ragguardevole interprete. Lei è troppo buono, signor Luraghi. A parte i complimenti, sono veramente orgogliosa di questo gruppo di allieve. Bene. Sono delle ragazze molto spigliate. Ora andiamo, la lezione è finita. Come ti chiami? Nina. Però, che sguardo malizioso. Chissà, forse tra una lezione e l'altra... Sei tu, Marisa. Ciao. Come vuoi che stia? Ci vorrà del tempo prima di guarire. Il professore mi ha consigliato di partire per una vacanza. Sì, al mare. Ciao. Cosa vuoi che ti dica, cara? Il professore è molto bravo. Sì, ho deciso di andare all'isola. Ci possiamo incontrare lì se vuoi. No, preferisco partire da solo. Sì, da solo, Marisa. E poi incontrarci per caso. Come fosse una cosa nuova, un'avventura. Sarà più eccitante. Sì, certo, tesoro, una cosa diversa da quelle che abbiamo sempre vissuto insieme. Sì, comprensivo. D'accordo? No, assolutamente, non accadrà. Non ti dico nemmeno quando parto. Arrivederci. Parte? Così? Proprio adesso? Fra una settimana ci sarà il saggio di fine anno. Sì, sì, lo so, ma qui non ci resisto più. Devo andarmene, cambiare aria. Cosa le succede, Gianni? Non sopporto più il caos di questa città, voglio riposarmi. Prima di partire, potrebbe provare con l'agopuntura. L'agopuntura? Ho un'amica molto brava, si occupa da tempo di casi molto particolari. Deve credermi, non è perché la conosco, mi creda, è davvero una maestra abilissima nell'agopuntura. Ha studiato in una scuola di Shanghai dove questa tecnica è molto praticata. A volte fa miracoli, soprattutto con certi disturbi psicologici. Attenzione, piano, 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 piano. Ai, che male. Ecco.
Non deve preoccuparsi, è la prima volta, quindi... Sì, certo, la prima volta. Speriamo bene. Ai! Si rilassi, su. Ma non ne basta uno, Diago. Continuando così, chissà. Ai! Oh, non si direbbe che uno riuscirà a star bene dopo tanto male. Deve cercare di rilassarsi. Ai, 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 ai. Ma perché tutti sul piede poi? E su quel dito? Aia! Ai! Piano piano si abituerà. È una tecnica avanzatissima e io modestamente sono molto brava. A questo punto era il caso di seguire i consigli del professore. Una bella e distensiva vacanza avrebbe sicuramente giovato a me stesso e ai miei angosciosi problemi. Era solo necessario incontrare la persona giusta. Ma dove? Quando? Come inizio non mi sembra proprio l'ideale per chi vuole trascorrere un periodo di riposo. Ho detto a Marisa di raggiungermi all'isola, senza un preciso appuntamento. Chissà se ho fatto bene. Sembra proprio la stessa persona. Forse non sono più abituato a stare da solo. Mi sento confuso, turbato. Fumiamoci una sigaretta. Non voglio mostrare troppo imbarazzo, altrimenti chissà cosa penserà di me. Ma che cosa stai combinando? Oddio, che succede? È finito il sogno? No, proprio adesso che mi stavo eccitando. Addio, caro. Ma perché? Perché quando sono in città non mi capita mai di fantasticare così? Eppure di donne ne vedo tante col lavoro che faccio. Ma lei è diversa dalle altre. Il suo sguardo mi ha subito attratto. Il suo corpo mi ha sconvolto per quanto era bello. Tutto è stato soltanto un sogno. Spero proprio che non si concluda così presto. Dunque, vediamo un po'. La mia destinazione è Hotel Columbus.
Hai visto? Non c'era bisogno di un appuntamento. Ci siamo incontrati subito. Che bello, eh? Sì, un fidanzamento può essere scomodo a volte. Voglio dire, se uno ha deciso di stare solo per un breve periodo. Ma incontrare Marisa non è che mi fosse dispiaciuto del tutto. Ero allegro e mi sembrava di rivivere i primi anni del nostro rapporto, quando fisicamente mi sentivo un leone e nessuna donna mi avrebbe resistito più di tanto. L'isola e tutto il resto sembravano la splendida cornice di un amore che aveva bisogno di essere rivitalizzato. Se lei stava sul traghetto, per caso. Eh? Sì, perché ti dispiace. E tu eri quello che non mi lasciava in pace. Ma perché adesso sta seduta su quella roccia? Ti dà fastidio, forse? No, penso solo che stia un po' scomoda. Io sto seduta dove mi pare, chiaro? Ma lui non voleva essere scortese. Lo sai che cosa mi ha fatto prima sul traghetto? Cosa? No. Fatelo raccontare, dai. Non le ho fatto nulla. Su, avanti, non dire bugie. Che stronzo. Ci sarai. E allora sei una puttana. Piantatela. Se continui a pensare a lei, io non sarò più tua. Ma dove scappi? Credi che sia venuta fin qui per stare chiusa in albergo? Si vede che ancora non mi conosci. Torna subito qui. È a un buon punto. La terapia sta dando i suoi frutti e Pamela l'ha turbato. Un momento. È lei o non è lei? Forse è il caso di seguirla. Ma no, forse non è lei. Insomma, devo capire se è o no la ragazza del traghetto. Che faccio? Sono indeciso. Ma sì, vado. Accidenti, non si vede bene. Non sono abituato a vedere dai buchi. Eh sì, dovrei vederla nuda per capire. Ecco, su. Dai, spogliati. Fatti vedere tutta. Avanti. Accidenti. Va via. E vattene via, non ti voglio. Voglio Pamela e basta. Ehi, ma che fa? Che fa? Alla sua età gioca ancora con il buco. Si vergogni, caro signore. Dici a me, ma questo è il buco di mia moglie. È la chiave? Non me la dà. Ah, certo, se non gliela chiede non gliela dà. Ma se la chiede, gliela dà. E comunque non faccia queste cose nel corridoio. Sono vergognose, si vergogni. Sì, mi vergogno. Ah, certo, mi vergogno. Non si fa, certo, non si fa. Ma fatti i cazzi tuoi. Gli occhiali. Luce. Chi sarà? La. Ti ha trovato finalmente! Sei tu che mi spiavi dal buco della serratura! Sì, ero io. L'ho scambiata per un'altra. Scusa. Brutto maniaco perverso. Gianni, amore mio. Ah! Sei tu, Pamela, in carne e ossa. Sarai un po' sorpreso di questa visita, ma prima o poi qualcuno di noi doveva rompere il ghiaccio. Non sei d'accordo? Sì, hai perfettamente ragione. Del resto non avevo dubbi in proposito, dolce Pamela. Mi credi? Certo che ti credo. Del resto una come me non la incontrerai più. Vorrei approfittare di questa occasione unica al mondo, se non ti dispiace. O sono troppo impulsivo, secondo te? Eh? No, assolutamente, visto che è la mia intenzione volerti catturare. Ti catturo. Con il pigiama sgualcito? No, ti preferisco nudo. Nudo? Mi si vedranno tutti i peli. È quello che vuoi. Ah sì, bene. L'avventura del nostro paziente sta diventando sempre più interessante. Ora non volevo più abbandonare il campo.
Volevo avere un ruolo più preciso, anche se era stata Pamela a partire all'attacco lanciandomi espliciti messaggi. Volevo godere al massimo l'intensità di questa avventura, anche se passeggera, o addirittura irreale. Irreale? Allora fantastica, frutto dell'immaginazione. Oh no! Che facciamo? Vogliamo andare? Basta, basta, per carità, basta, basta con i sogni. Ho deciso di tornare indietro nel tempo, riscoprendo, attraverso le vecchie amicizie, il valore delle cose perdute. Volevo ricercare nel passato quegli istanti sessualmente felici e disincantati che avevo vissuto. Paola, un'ex allieva del mio istituto, mi sembrava la persona più adatta da incontrare. Con lei il sesso non era mai stato un problema. Allora, approfittando di una giornata meravigliosa, decisi di fare in sua compagnia una, mi auguro, indimenticabile gita in barca. Sorpresa. È bello che ci siamo rivisti. A chi lo dice? Salviamo per la crociera. Purtroppo non mi funziona. Non ce la faccio, non ce la faccio, cazzo. Non ti preoccupare. Passerà. Disgraziatamente anche questa volta non gli è andata bene. Auguriamoci che vada meglio la prossima avventura. No, 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 no. Troppe sconfitte, troppe delusioni. Così, un giorno, decisi di farla finita. Non ero più in grado di sopportare altre disavventure sessuali. Allora mi ubriacai, cercando di trovare in seguito, grazie al mio stato, un'occasione per chiudere definitivamente il discorso con una vita che non voleva restituirmi la virilità perduta. Oh, signore, ma è matto. Non mi ha visto arrivare. Non so, volevo farla finita, la macchina era un'occasione. Per fortuna.
fortuna non si è fatto niente. Venga, l'aiuto. Sì. Le do un passaggio. Salve. Sì. È più tranquillo adesso? Sì, grazie. È bello qui. Sì, ora si calmi, si affidi a me. Tra l'altro sono una psicologa. Ah, bene, che bell'incontro allora. Già. Questa parte? Sì, sì, venga. Si accomodi. Vuoi un po' di whisky? No, grazie. Penso di averne bevuto abbastanza. Adesso mi devi dire... Devi parlarmi... Con me puoi confessarti senza paura. Sì, lo so. Ma per un uomo è difficile dire certe cose. Riguardano il sesso? Sì. Quello. Che ti succede? Il fatto è che da qualche tempo non mi succede proprio niente. Un blocco. Capita a volte. Si istituisce una forma di panico sessuale. Ma basta poco per guarire. Devi soprattutto rasserenarti e stare tranquillo. Vedi, caro, è sufficiente che si metta in moto un meccanismo di libido incontrollabile. Veramente io ho paura. E io... Ti piaccio? Sì, mi piaci da pazzi. Ma poi finisce tutto. Adesso devi rilassarti. Sei stanco, confuso. Dormi. Domani andrà meglio, vedrai. Io ti starò accanto e cercherò di risolvere tutti i tuoi problemi. Grazie. Buonanotte. Pamela, Pamela, stanno cercando di allontanarmi da te, ma io non voglio. Io non ti abbandonerò mai. Con lei avrei vissuto intensamente tutti i momenti della vita, anche quelli meno importanti. Riuscire a conquistare la felicità era lo scopo della mia esistenza. Non l'avrei mai trascurata. Come avviene normalmente con una moglie qualsiasi. Pamela veniva prima di tutto il resto. Aspetta, dove vai? Povero amore mio, che ti è successo? Povero amore. Ecco, bravo, falle anche le smancerie adesso. Sei sudata e spettinata, che hai fatto, amore? La prossima volta non la passerò liscia, quella brutta stronza. Speriamo che si riprenda.
Non mi avevi detto che avevi una fidanzata così focosa? Comunque ha avuto quello che si meritava. Beh, devi capirla. È difficile non essere gelosa di una donna come te. Non ti sei mai vista allo specchio? Certo che mi sono vista. Questo lo finisci tu? No, non voglio. Sarei un grande egoista. E qualcosa deve rimanere anche per lei. Ecco, vedi che il primo amore non si scorda mai. Tu ti preoccupi solo per lei. Ma lo sai. Devi capirmi, sono molto affezionato a Marisa. Ah sì, è così. Allora sai che ti dico, che me ne vado. Ciao. Pamela, aspetta un momento, lascia che ti spieghi. Ti saluto, imbecille. Pamela, aspetta. Vaffanculo. Su, avanti, non fare così. Sei non solo sai quello un che ti perdi. Aspetta. Se torni indietro ti prometto di spiegarti tutto. Allora è vero che sei solo un incubo. Adriana? Forse questa è la sua camera. La calda accoglienza di questa casa stava esercitando in me un fascino particolare. Adriana era una donna molto attraente, sia fisicamente che intellettualmente. La sua aria distaccata era autentica solo in apparenza. In realtà ella, col fascino che emanava, riusciva ad attirare a sé l'interesse di chiunque. Mi sentivo tranquillo come se fossi a casa mia. Non mi mancava nulla, tranne quella cosa che mi affliggeva da troppo tempo. Hai fatto una bella dormita. Ti senti meglio stamattina? Sì, grazie. Molto meglio. Questa notte, mentre dormivi, nominavi sempre una certa Pamela. Vuoi dirmi chi è? Sì, Pamela è una ragazza che ho conosciuto sulla nave che mi ha portato all'isola. Ma poi non l'ho più vista, è scomparsa. E non sono riuscito a rintracciarla. Era bella? Ah, sì, molto bella. Come può essere bello un sogno? Ma forse Pamela non esiste. Allora, non pensarci più. Ci sono qua io. Sei magnifica. Adriana? Oh, oddio, è Marco, mio marito. Marco è un patito della pesca subacquea. Ogni tanto passa di qui, ma si ferma pochi minuti. Tu non ti preoccupare, lascia fare a me. Ah, sei qui. Vedo che non sei sola. Già, ho in cura un cliente. Devo tenerlo sotto controllo. Sai, è in piena crisi depressiva. Beh, allora, visto che sei in compagnia, io scendo in garage a prendere delle cose. Ho un amico che mi aspetta per andare a pesca. D'accordo. Meglio così. Adriana era una donna molto positiva e soprattutto sicura di sé. Dal suo volto non trapelava nessun imbarazzo. Il buffo è che con il marito sembrava che andasse tutto liscio. Ma io mi sentivo perfettamente a mio agio e quasi convinto che prima o poi sarebbe accaduto qualcosa di molto importante con Adriana. Qualcosa che avrebbe, chissà, forse definitivamente posto un termine alle mie lunghe, lunghissime sofferenze. Adriana,
Non trovo il fucile ad aria compressa, l'hai preso tu? No, caro, non so dove sia, io non vado a pesca. Sai, Marco, volevo parlarti un momento del signor Luraghi. Non esistono problemi, cara, lo sai che oltre ad amarti ti stimo moltissimo. L'ho trovato in mezzo alla strada. Era completamente ubriaco. Allora ho deciso di portarlo qui per poterlo curare. Ti prego, non devi giustificarti. Non ho intenzione di giustificarmi. Dico soltanto che spesso e volentieri nel mio mestiere ci si trova di fronte a casi un po' particolari che richiedono un immediato intervento. Sì, certo, tesoro. Sai quanto apprezzo il tuo lavoro. Te l'ho detto, non hai bisogno di nessuna giustificazione. Ho capito benissimo quanto sia difficile esercitare la tua professione. Ora andiamo a mangiare qualcosa. E come sai, tra poco devo andarmene. Ho un appuntamento. Sì, certo. Su, vieni. E tu, Adriana, quando torni in città? Quando avrò finito con il signor Luraghi. Sto già meglio, molto meglio. Sua moglie è fantastica. Ah, sì? È così brava? Ha trovato subito la cura giusta. Accidenti, devo andare. Ho fatto tardi. C'è un amico che mi sta aspettando con la barca. Scusami, Adriana, ma devo scappare. Non ti preoccupare. Arrivederci. Salve. E buona terapia. Un marito così te lo meriti. È proprio molto simpatico. Ho voglia di te. Su, dai. Avvicinati. Sì, va bene, amore. Sì, forse ci siamo. Il paziente deve aver incontrato la persona giusta. Perché non ci diamo da fare anche noi ora? Beh, non andiamo via oggi. Sì, 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 ce l'ho fatta. L'incubo è finito per sempre. Quella donna stupenda che avevo incontrato per caso sulla mia strada non solo aveva evitato che facessi una brutta fine, ma era riuscita a farmi riassaporare uno dei piaceri più grandi della vita. Ero tornato ad essere un uomo nel vero senso della parola. Grazie, grazie Adriana. Non ti dimenticherò mai. Grazie. Come vede, signorina, la nostra clinica in futuro dovrà andare fiera di questi eccellenti risultati. Che succede? C'è che mi sono stufata, basta. Sei inguaribile. No, Adriana, non è colpa mia. Ancora ci pensi? Dopo tutto quello che abbiamo fatto. Non è vero, non è vero, sono sempre qui con te, lo sai. E io insisto che è colpa tua. Sei il solito uomo puttaniere. Sei gelosa? Non è questo, è che non sono felice se pensi ad altre donne. Sei gelosa, allora? Gelosa? Sì, sì, sono gelosa. Ma non sei contento. Vieni. Vado a comprare da mangiare. E non voglio che ti rimetti a dormire. È meglio che stai sveglio. I tuoi sogni non mi piacciono affatto. A presto, tesoro. A presto, amore. Thank you.
Gianni? 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 Dove sei? Ehi, ehi Gianni! Quel bastardo mi ha piantato. Ma che vado a fare in culo? Molto brava. Dopo un bel periodo di riposo, ero finalmente tornato al lavoro, tra i miei collaboratori. È qui che probabilmente contavo di tornare al più presto con un problema che tutti conoscete, definitivamente risolto. Il mondo mi appariva sotto un'altra luce, sensibilmente diversa dalla precedente. Partecipavo di nuovo con entusiasmo alla vita. Grazie alla terapia del professor Müller, avevo definitivamente sconfitto la mia impotenza. Brave! 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 È bello ritrovare me stesso, dopo aver rischiato di scivolare nel baratro per un motivo futile. La mia carriera poteva essere compromessa del tutto, ma giorno per giorno, affrontando con decisione ogni ostacolo, sono riuscito a guarire. Il continuo contatto stabilito con la clinica del professor Müller attraverso il sottile microfono ingerito come una pillola era stato di fondamentale aiuto. Quanto avevo sofferto prima di riapprezzare di nuovo il mondo femminile. Mi sembra di essere rigenerato. Guardo le donne con rinnovato interesse. Non avrei mai immaginato di riapprezzarle di nuovo così tanto. Temevo che il terribile trauma che avevo patito compromettesse per sempre la mia virilità.